Buonasera, diciamo che Instagram non è proprio il luogo dove di solito faccio le dirette, quindi ogni tanto vedo qualche novità. Allora, intanto buonasera, diamo il tempo, diciamo, a chi vuole seguire la nostra diretta diciamo, di mettersi in contatto con noi. Vedo Giovanna, vedo Vittoria Pacifico, penso. E allora, ovviamente, diciamo che abbiamo iniziato oggi la nostra settimana del benessere in cucina. È un'idea nuova, è un progetto nuovo, addirittura una settimana intera in cui cercheremo di vedere la cucina a 360 gradi da molti, molti punti di vista. E parleremo di tante tante cose, per cui questa sera sarà il primo intervento, quello di Daniela Russo come biologa nutrizionista. Il tema è un po' provocatorio, perché, ma non tanto. Poi Daniela naturalmente è più esperta e brava di me, quindi vi racconterà in particolare che cosa significa per lei affermare che le diete possono non funzionare. Vedo Daniela Menclossi. Però io voglio fare un piccolo passo indietro e raccontarvi com'è nata la settimana del benessere in cucina. Quindi, in attesa che arrivi Daniela, che era alle prese praticamente con l'ultima visita della giornata, voglio raccontarvi com'è nata l'idea di una settimana dedicata al benessere in cucina. Forse voi non lo sapete, non ve ne sarete nemmeno accorti, che oggi è allora, il 18 gennaio, praticamente secondo non so quali strani calcoli. È il giorno più triste dell'anno. Vabbè, non mi chiedete perché, non voglio discutere su chi abbia creato l'algoritmo per stabilire questa cosa. Si chiama Blue Monday questo giorno ed ha questa caratteristica. A noi, diciamo sinceramente, interessa ben poco questa cosa. E in pratica, dal fatto che praticamente possa esistere un giorno praticamente particolarmente triste, io ho preso spunto per fare esattamente l'opposto, cioè per creare addirittura un'intera settimana che invece parlasse dello stare bene. Essendo che noi, e io in particolare, sono specializzato sugli strumenti di cottura e quindi quello che faccio è strettamente attinente alla cucina, ho pensato praticamente, e che la cucina soprattutto oggi è un luogo di benessere a 360 gradi. Io sfido chiunque a come dire, a non sentirsi meglio dopo aver fatto qualcosa di bello, di buono, oppure a non sentirsi meglio quando praticamente la cucina funziona bene o è completamente ordinata. Quindi da quest'idea è nata praticamente questa settimana del benessere in cucina. E quindi io vedo anche che è arrivata Daniela Russo, quindi fra breve la faremo partecipare alla nostra diretta, la nostra cara Daniela. Allora, Daniela, sei qui? Vediamo se riesco. Ok, un attimo di pazienza. Ecco qua. Ok, allora, praticamente, quindi partendo da quest'idea, però cosa ho fatto? Ho pensato di coinvolgere più figure professionali. Buonasera, hai fatto più Buonasera. di quello che pensavo, io ero partito da lontano. Ben trovata. E a te praticamente spetta il compito di dare il via, il battesimo alla settimana del benessere in cucina. Partiamo benissimo perché partiamo con un tema forte, con un'affermazione altrettanto forte, dicevo. Io voglio però completare praticamente il ciclo di quello che stavo dicendo Sì, ripeti. così in modo tale da completare solo il pensiero. Poi dopo subito partiamo con Daniela, che sicuramente sarà più interessante, diciamo, di quello di me, nel senso che, diciamo, per quanto riguarda questo argomento, perché è molto intrigante. Allora, io dicevo che è nata questa idea in contrapposizione al Blue Monday. Daniela, non so se tu sai di questo meraviglioso giorno della tristezza. L'avevo rimosso Noi, volontariamente. no, vabbè, ma noi lo sfidiamo, quindi andiamo sicuramente a fare qualcosa di bellissimo proprio perché noi riconosciamo, io riconosco che possano esserci nella vita, diciamo, sempre e comunque delle difficoltà, dei momenti nei quali uno non può stare sempre, come dire, al top fisicamente, mentalmente, ma sappiamo anche che ci possono essere dei modi e dei mezzi per rimuovere questi ostacoli. E uno di quelli è sicuramente circondarsi di un ambiente, come dire, positivo,
bello nel caso nel nostro caso, il mondo della cucina, ma anche e soprattutto fare delle scelte consapevoli e qui praticamente faremo insieme delle riflessioni in ordine praticamente all'alimentazione. Io voglio solo presentarti brevemente. Un Allora, attimo. innanzitutto, Io mi mi ha a che fare? sono persa perché hai creato la settimana del benessere. Ah, te lo sei, vabbè, lo so che te lo sei perso, però vuol dire che ti vai a rivedere il video. No? Vabbè, te lo spiego da vicino, però. No, Ok. l'abbiamo spiegato, diciamo, io praticamente innanzitutto l'abbiamo raccontato in termini divertenti perché è un po' di contrapposizione a questo Blue Monday che vogliamo praticamente andare a urtare e un po' anche, anzi, soprattutto perché sappiamo che nel mondo, diciamo, come dire, della cucina. Come dire, ci possono essere degli stimoli tali per cui psicologicamente, fisicamente e quindi a 360 gradi noi stessi e le nostre famiglie possiamo stare meglio. Quindi il concetto è quello di creare praticamente un circuito che parta ovviamente dalla consapevolezza e quindi dall'alimentazione e poi vada avanti. Buonasera Stefania. E quindi questa era l'idea. E dicevo praticamente che, quindi ritornando diciamo al ragionamento di prima, che noi, come dire, con Daniela collaboriamo da circa 3 anni, possiamo dire, 2 anni e mezzo, 3. Abbiamo fatto tante cose belle insieme e quindi, come vedete, siamo ancora qui. Però, diciamo che ognuno di noi, ciascuno nei propri settori di competenza, ci siamo evoluti, siamo cresciuti, siamo cambiati. Chi ci segue praticamente ha una diversa, diciamo, percezione di quello che siamo, di quello che stiamo facendo. Ovviamente, io penso che da un punto di vista professionale, il continuo studiare, apprendere rimane la base di ogni cosa, perché altrimenti noi, come dire, ieri facevamo una cosa, domani la possiamo fare peggio, ma non certamente meglio. Penso che tu sia d'accordo con me. Sì. Detto questo, io posso dirvi che stimo profondamente Daniela, che è anche la mia meravigliosa vicina. E cliente. Vabbè, questo è molto rilevante, diciamo, professionalmente bravissima. Io più volte mi sono confrontato con lei su tanti temi e stasera io darei la parola a lei per raccontarci il misillo, perché ho paura, no, non è vero, perché le diete non funzionano, perché è un'affermazione abbastanza seria. Quindi io partirei da questo, poi dopo man mano facciamo le domande. E chiediamo anche a chi partecipa alla nostra diretta di fartene. Esatto, anche perché appunto l'idea è quella di interagire. L'idea è Vai, vai. quella di interagire, anche perché potranno sorgere tutta una serie di dubbi, perplessità, incertezze, quindi è bene rispondere eventualmente. Anche perché io sono appunto una biologa nutrizionista e come tale, per definizione, dovrei elaborare diete e darle. Quindi in realtà sto dicendo che dice, Questa è la mia dieta. è impazzita, tutto ad un tratto è impazzita Daniela e ha deciso che le diete non funzionano più. Allora, non sono impazzita. Semplicemente io ho iniziato. Cosa? Mi sento piuttosto sana, quindi. Sì, non sono impazzita ancora. Allora, semplicemente cosa è successo? Faccio un piccolissimo resoconto a chi non mi conosce. È successo che io ho iniziato a lavorare come biologa nutrizionista di base per aiutare le persone a sentirsi bene con se stesse. Quindi nel momento in cui si guardavano allo specchio, in qualche modo l'idea mia era quella di renderli felici o comunque guardarsi allo specchio e vedere qualcuno di cui essere contenti, diciamo così. Quindi l'idea mia era aiutare le persone con le diete. Per renderli felici in qualche modo. Questa Che bello. era l'idea con cui ho iniziato a Molto lavorare. Anche perché, tra l'altro, io in quel periodo in cui ho iniziato a lavorare ho avuto dei problemi di salute legati proprio all'alimentazione e avevo capito che dietro all'alimentazione ci poteva essere un qualcosa di estremamente potente, perché appunto poteva in qualche modo risolvere alcuni problemi che avevo. Quindi ho iniziato a prescrivere le diete, a studiare naturalmente, perché comunque vengo da un percorso di studi che me lo consente. Ho iniziato a prescrivere queste diete e ho iniziato a vedere i primi pazienti. I miei primi pazienti naturalmente seguivano la dieta, erano precisi, puntuali e ottenevano dei risultati in termini di perdita di peso. Quindi
erano felici in qualche modo. Naturalmente questo i primi mesi. Poi magari, che ne so, un compleanno, un matrimonio, le feste di Natale e iniziavano un attimino a tentennare, quindi la dieta la facevano e non la facevano, iniziavano a seguirla, a non seguirla, i risultati magari venivano un po' meno e iniziavo a vedere in loro la frustrazione, perché comunque fare un percorso bello, preciso, pulito, in cui faccio una cosa e ottengo il risultato che voglio, è bello, è entusiasmante. Ma poi nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un La imprevisto, motivazione crea anche la motivazione. esatto, c'è la motivazione alle stelle praticamente all'inizio, perché adesso per esempio è gennaio, tutti a dieta, perché adesso a gennaio, buoni propositi da quest'anno dieta, poi questa motivazione piano piano viene meno e appunto compleanni, matrimoni. Quest'anno no, 2020 non si è capito niente, battesimi e cose di questo tipo. Anzi, no, quest'anno è stata anche peggio perché quando ci hanno chiuso a marzo non si è capito nulla. Hanno iniziato tutti ad impastare. Ok, e qua a Ed chi è un dobbiamo peccato. dare la colpa? Vabbè, diciamo che è una cosa meravigliosa, diciamo che Esatto, può avere degli effetti collaterali. Vediamo come esatto, esatto. chiude, no? Adesso cosa è successo? È successo che naturalmente nei momenti in cui io sto seguendo una dieta e sono precisa, arriva il lockdown e mi chiudono, inizio ad impastare, inevitabilmente io la dieta l'abbandono, la lascio da parte perché non è questo il periodo. Ho altre priorità, magari appunto quella di stare in casa, di impiegare il tempo in altro modo, perché appunto viene stravolta completamente quella che è la mia vita. Questo però a cosa si abbina? Si abbina anche al senso di colpa, perché io sto facendo un qualcosa che va contro quello che ho deciso di fare. Quindi io ho deciso di fare la dieta, arriva il lockdown, mi chiudono e io decido, appunto, la metto da parte. Inizio a mangiare, impastare, fare i dolci e cose di questo tipo. E quindi inizio a sentirmi in colpa perché non sto facendo più quello che avevo deciso. Quindi il mio obiettivo inizia ad allontanarsi. Ok. Questo è l'esempio più attuale, ma comunque nella mia carriera lavorativa ho visto anche appunto percorsi che erano iniziati benissimo. Se vogliamo parlare in termini di dimagrimento, anche 20-30 kg, e poi questi 20-30 kg recuperati. Perché appunto era sorto un qualcosa che non era previsto e aveva allontanato la mia attenzione da quella che era l'alimentazione, quindi la persona era tornata alle abitudini che aveva prima. Quindi immagino che sia stato anche difficile per te gestire queste cose, che Sì, ovviamente nel percorso professionale, se c'è stata questa evoluzione, erano anche questi ritorni, no? Questi, come dire, queste difficoltà che venivano via, che c'erano nelle persone, no? Sì, perché in qualche modo veniva meno l'obiettivo che avevo io, quindi rendere la persona felice. Felice e appagante. Perché di fronte non avevo più una persona felice, ma avevo una persona che era partita motivatissima e adesso tornava con i sensi di colpa e la sensazione di aver fallito in qualche modo. E di Okay. conseguenza sono un attimo rimasta spiazzata. Però non ti sei fermata, quindi No, assolutamente. piano piano capiremo Esatto, e mi cosa sono messa a c'è la cercare. soluzione, c'è la Esatto, c'è una soluzione. soluzione. Sono messa a cercare e cosa è uscito fuori? È uscito fuori che naturalmente la condizione di sovrappeso, o meglio la condizione di obesità, che è comunque una patologia, quindi è comunque una malattia, è in aumento. E questo lo sappiamo tutti. Lo dicono dappertutto, prevenzione, 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 perché l'obesità è in aumento. Però la mia domanda è questa: se l'obesità è in aumento e noi comunque abbiamo delle soluzioni, che possono essere appunto la dieta, l'allenamento, la pillola magica, perché adesso vanno di moda le pillole magiche, le tisane, le pozioni.
All'ananas. Naturalmente sono ironica, se non si è capito. Nel momento in cui ci sono tante, la domanda aumenta perché appunto la persona con obesità, le persone con obesità aumentano e le risposte a questa domanda ci sono, che sono appunto la dieta, l'allenamento e così via. Per quale motivo l'obesità continua ad aumentare? Adesso faccio una domanda a te e a qualcuno se vuole rispondere. Quando sei in una condizione di obesità, quindi il tuo peso non è più il tuo peso naturale, quello che hai sempre avuto, ok? Tu cosa fai? Vabbè, diciamo che posso dire, intanto posso, devo dirti, perché mi dovresti dire, ma prima sei mai stato in una condizione di obesità? Almeno No, potresti far finta. ragioniamo per Allora, ipotesi. potresti far finta di fare una domanda, capito? Vabbè, in realtà sì, qualche volta che cioè, mi è capitato di essere sovrappeso, beh, sicuramente mi sono, come dire, posto in una condizione di eliminare le sbavature, cioè non di smettere di mangiare, almeno io personalmente ho questo approccio. Poi qualche volta abbiamo seguito qualche indicazione della dottoressa, molto spesso, diciamo, però quando era necessario, però in realtà io tendo per esempio a eliminare le sbavature, cioè quelle cose che so che le faccio praticamente una nota sopra la normalità, io personalmente. Secondo Giovanna, la maggior parte delle persone si lascia andare, ci dice praticamente. Quindi ha questa affermazione, quindi lo vedo nei commenti. Vabbè, quindi mo hai due indicazioni, però non ne vedo altre. C'è Concetta che dice alla moglie: voglio mangiare leggero e poi dopo la cena leggera apre la dispensa. Va bene, Esatto. ok. Ok, Questa è la perfetto. questione di mia moglie, però io diciamo che la ringrazio per questi contributi in diretta. Ha fatto bene, cioè diciamo la No, verità, ha fatto bene. Perché? sì, vabbè, ha fatto bene. Io non è che posso, non è che io mi voglio, cioè, non mi sono disegnato perfetto, mi sono disegnato così, sono venuto. Quindi va bene, in genere gli obesi lasciano andare, si promettono di fare la dieta, ma la rimandano. Ok, elimino dolci e carboidrati, non duro più di una settimana. Daniela Menclossi, qua, cioè, Perfetto. domani, Daniela, non fa danni Daniela Menclossi che domani siamo in diretta con te. Non è Ok. che devo mettere a fare una dieta ferrea da stasera, eh? Va bene, comunque Perfetto. Daniela ha scritto elimino dolci e carboidrati e non duro più di una settimana. Ok, Allora, mi faccio bastare queste risposte va perché in bene. realtà. Sì, Ok. perfetto. Perché in realtà cosa volevo Ok, dire? Volevo dire che il fatto di togliere le sbavature, quindi togliere tutto ciò che di solito secondo te mangi, hai detto al di sopra della normalità, normalità, giusto? Togliere dolci e carboidrati, il lasciarsi andare dopo vediamo come mai, voler mangiare leggero ma poi aprire la dispensa, ok? È un qualcosa legato a. Ok, io adesso mi trovo in una condizione in cui appunto sono in una condizione di obesità, voglio ritornare al mio peso di prima, vado a togliere. Ok, inevitabilmente questo togliere equivale a escludere tutto ciò che io stavo facendo prima, quindi modificare radicalmente le mie abitudini, di punto in bianco. Ok, ti trovi? Perché sì, io fino a ieri ho mangiato in un modo. Oggi decido di stravolgere completamente le mie abitudini, ad esempio elimino dolci e carboidrati, non duro più di una settimana perché non ho il tempo di abituarmi ad un'altra cosa, ad un altro stile di vita. Okay. E se io adesso ti facessi la domanda, per te dieta che vuol dire? Io già so la risposta. ma tu adesso proprio sotto interrogativo. Allora, Vai. dieta, se volessi fare tra virgolette, diciamo, l'intellettuale, Vai. dovrebbe essere praticamente tipo il regime alimentare in genere. Nella Ok. visione comune è praticamente che devi mangiare poco
Pochissimo, giusto? Ok. C'è qualcuno che ha una visione migliore della mia per dieta? Vediamo. No, vediamo così se arriva qualche contributo. Daniela Menclossi, cos'è dieta? Dai, è una sofferenza, mi risponderà sicuramente così. Quindi io Vabbè. penso che, diciamo che l'accezione, diciamo, penso etimologica sia proprio una sorta di regime alimentare che viene dato, no? La dieta, quindi questo sia. Poi chiediamo ovviamente a chi di dovere. Ok, mangiare tutto quasi. Mangiare tutto quasi. Ah, ma leggi anche tu? Vabbè, Sì, allora scusa. ma con Okay. porzioni ridotte. Alimentazione sana e Sana, stile di stile di vita. vita, stile Stile alimentare. alimentare. E con la risata, perché giustamente Eh sì, la sei risata è tutto. la faccina triste perché ha tolto Perfetto. dolci e dolci e carboidrati di botto. Ok, allora. Daniela, comunque a saperlo che dovevo avere tutte queste domande, mi sarei Te l'ho preparato. detto, tu volevi sapere se volevo. Noi ci siamo confrontati, sappiatelo, però io non ero preparato a queste domande e né tanto meno all'intervento di mia moglie. Comunque, andiamo. Ok, Poi allora, dopo mi no, sentirà. è fatto apposta, anche perché se devo solo insegnare e fare la maestrina è inutile, non serve a niente. Ah, ci siamo sempre divertiti, però, a onor del vero, Sì, in sì, tutte sì, le sì. attività che abbiamo fatto. Ok. Erano meglio le idee dietro le quinte, però. Ok. Allora. Va bene. Allora. Allora, dopo queste Ah, risposte. c'è una bellissima risposta che è: la dieta nell'immaginario comune è restrizione, sacrificio, cosa alquanto difficile. Ok. E questa risposta racchiude in realtà quella che è appunto l'idea comune. Cioè, noi siamo abituati a pensare che la dieta sia una restrizione. Tolgo tutto ciò che mi piace, dolci e carboidrati, ok? Oppure tolgo tutto ciò che mi piace, quello che hai detto tu, il superfluo, ok? E mangiare poco. Nell'opinione comune, la dieta è mangiare poco. È un regime alimentare. Già la parola regime impone un qualcosa di rigido. Fino a qua penso che ci siete tutti. In realtà, qualcuno l'ha detto, in realtà, oppure stile alimentare, alimentazione sana, mangiare tutto quasi, ma con porzioni ridotte. Quindi c'è sempre una restrizione, l'idea che la dieta sia un qualcosa di restrittivo. In realtà, il termine dieta lo troviamo nell'antica medicina greca, come l'insieme di più comportamenti non solo legati all'alimentazione, ma legati anche all'attività fisica, al riposo, all'attività ludica. Quindi era Sbaglio. era un insieme di cose. Il concetto di dieta nasce come un insieme di comportamenti che portano poi ad un benessere psicofisico. E qua mi ricollego alla settimana del benessere, che l'ho studiata questa. Ma infatti non c'era casualità, in questo Allora, per questo ti ho era chiesto. assolutamente un contributo fondamentale, quindi diciamo che. Quindi il concetto è questo: nel momento in cui per me la dieta, o comunque per la maggior parte, la dieta è limitata ad una restrizione in termini di alimenti o di calorie ed è legata a un concetto di sacrificio, quella dieta non potrà funzionare perché io la farò una settimana. Ma poi l'abbandonerò perché mi richiede troppo sforzo. Per quanto voglio essere motivato, reggerò un mese, 2 mesi, 3 mesi. Ma poi no. Proprio perché abbiamo dato a questa parola un significato negativo. Per me, quando io leggo da domani dieta, io leggo da domani sacrificio. Certo, Non vedo. abbandono della felicità, cosa che è in netto contrasto praticamente anche con la tua prima affermazione, perché io me la sono segnata praticamente questa cosa e la dico per chi si è connesso ora, che Daniela quando ha cominciato a lavorare raccontava prima che lei lavorava, quindi dava anche le diete, giustamente, per rendere felici le persone.
Quindi felici di guardarsi esattamente, allo specchio. però questa cosa andrebbe nettamente in contrasto con una situazione di restrizione pura, come quella che si presenterebbe nella visione della dieta classica. Esatto. Quindi, diciamo, se ho ben capito, l'insieme di questi comportamenti, inclusi lo svago e il riposo, praticamente, che si rientrano appieno all'interno diciamo, della dieta, dovrebbero, come dire, consentirci di stare meglio sia fisicamente che mentalmente. Quindi la dieta si Esattamente. trasforma in qualcosa di diverso. Io sto cercando di Esatto. capire, quindi Esatto, piano sei. piano arriviamo alla trasformazione di questa meravigliosa dieta per farla funzionare. Esatto, anche perché se vogliamo utilizzare proprio dei valori reali, ok? Noi possiamo, basta fare una ricerca su internet, banale, e cercare di capire quanto funzionano le diete e troverete scritto praticamente che una persona su 10 mantiene il peso raggiunto con una dieta ipocalorica, quindi una dieta. Mentre gli altri 9 torneranno al punto di partenza, perché la dieta è solo un foglio scritto con le quantità degli alimenti e i tipi di alimenti da mangiare, ma non va a modificare in nessun modo il mio modo di mangiare. Si sta autoconvincendo. Vincenzo si sta autoconvincendo, sì. Io mi Va a. sto no, mi difendo ancora. Allora, io diciamo che allora, ho Daniela che farà anche da mia personal trainer, perché diciamo che Le questo personal aspetto coach. è personal coach, Trainer lo esatto. lasciamo agli altri, non Ok, sono hai capace. ragione, hai ragione. Allora, Vabbè, quindi quindi il diciamo concetto è definiamo questo. proprio il suo approccio. Quindi nel momento in cui io prescrivo una dieta, sto solo ed esclusivamente dicendo alla persona che ho di fronte cosa mangiare e quanto mangiare, ma io non sono con lei o con lui 24 ore su 24 per supportarlo ed aiutarlo. Perché naturalmente non posso farlo e sto in qualche modo imponendo la mia conoscenza alla persona che ho di fronte. Quindi io sto dicendo a te che non sai cosa e quanto mangiare, cosa fare e quanto mangiare, giusto? Non è una cosa che nasce da te. Quindi in automatico, nel momento in cui ti trovi di fronte ad un imprevisto, non segui più. Perché non è non è, a parte il discorso dell'abitudine, ma non è venuta da te questa scelta, a parte decidere di venire dal nutrizionista, di andare dal nutrizionista, non hai deciso tu Cosa cosa mangiare, mangiare e come e quanto quando. esattamente. Quindi già qui iniziamo a vedere che il problema della dieta è anche legata, oltre che all'idea che ci siamo fatti, quindi dieta, sacrificio, restrizione, ok? C'è anche il discorso che mi dice solo ed esclusivamente cosa e quanto, ma non come. Per di più, il controllo dal nutrizionista viene vissuto come un qualcosa di ansiogeno, diciamo così, non mi veniva il Esatto. termine. Cosa mi dirà? Perché cosa? Cosa mi dirà? Sono andato bene? Ho perso la Esattamente, controllo? controllo, proprio la parola controllo, cioè io de devo essere controllato come se stessi sbagliando qualcosa e devo per forza essere messo sulla retta via. Devo controllare se ho perso peso, devo controllare se mangiando male sono ingrassato. Ok, banalmente. Quindi nel momento in cui io vado anche al controllo e non sono per niente sereno, anche questo non mi aiuterà. Perché io non ho bisogno di essere giudicato dall'esterno. Quindi il concetto è di base è questo. La dieta non funziona, o meglio, funziona sul breve termine fino a quando io la seguo. Ma poi, nel momento in cui non la seguo più, non funziona. E mi allaccio alla domanda: ma c'è un modo per accelerare il metabolismo? No. Nel senso, per accelerare il metabolismo, se non ci muoviamo, ok? Il nostro metabolismo è dato dall'attività fisica, dalla nostra composizione corporea, quindi se abbiamo massa muscolare o se non ce l'abbiamo,
Ma se cerchiamo un qualcosa di esterno che ci faccia accelerare il metabolismo, non esiste. Ed è appunto il motivo per cui esistono una marea di pillole, quelle che io chiamo pillole magiche, tisane, detox e di tutto di più, che vengono vendute come acceleratori del metabolismo. Ma il metabolismo noi non l'acceleriamo in questo modo. Dobbiamo appunto imparare a prenderci cura di noi stessi, ma quando prendiamo cura di noi, cioè, quando ci prendiamo cura di noi stessi, dobbiamo pensare non solo al benessere fisico. Quindi non devo pensare solo al peso, ma devo iniziare a pensare anche a quello che è il mio benessere psicologico. Perché se io faccio la dieta e mi sento in restrizione, non la seguo e mi sento in colpa, io non mi sentirò bene. Potrò anche aver perso 20 kg, ma io non mi sto sentendo bene, perché sono pur sempre in restrizione. Sono sempre Ok? sotto pressione, peraltro. Esattamente, esattamente. Ci sono anche molti studi, abbastanza vecchi anche, quindi non sono una cosa recente, stiamo parlando di almeno 70 anni fa più o meno, quindi sono abbastanza vecchi, diciamo così. C'è qualcuno che dice quelli, pure gli studi di una volta erano. Esatto, magari che ne so, ma la dieta c'è sempre stata, infatti c'è sempre stata la dieta. E io infatti qua ho un libro che è La storia del cibo, dove si parla appunto di alimentazione, dalla preistoria ad oggi. Io Ma a invece ho la storia della pendola. posto. Vabbè, ciascuno il suo. Io da lì ho Esatto. cominciato. Da lì ho cominciato tutto questo, tutta la mia strada che mi ha portato oggi ad essere qui. Esatto. C'è Quindi sempre. mi sono perso perché non so come sono arrivata alla storia del cibo. No, e quindi stavi dicendo praticamente che queste attività, pure dopo aver perso 20 kg, potrebbero generare frustrazione perché la Sì, persona comunque magari si perché sente in colpa perché ha trasgredito o per qualsiasi altro motivo. esattamente. E il discorso è anche in termini appunto di questi studi abbastanza vecchi, comunque non molto recenti, in cui mostrano come gli effetti di una dieta ipocalorica, quindi con meno calorie di quante abbiamo bisogno, di quelle che consumiamo durante la giornata, sono su più livelli, nel senso. Una persona in restrizione calorica, quindi che assume poche calorie rispetto a quelle che consuma, ha degli effetti sul suo comportamento. Esempio, inizia a essere più insofferente, inizia a essere più nervoso. All'inizio c'è uno stato di euforia che poi dopo lascia appunto lo spazio alla preoccupazione, all'ansia, all'agitazione. Una dieta ipocalorica ha effetti sulle persone. Nel senso, scusami, non sulle persone, sul rapporto con le persone. Perché se io sono a dieta, non vado a mangiare la pizza perché non è sabato. Perché se io ho deciso che la pizza la mangio il sabato e qualcuno me la propone il mercoledì, io non ci vado. Quindi, in qualche modo, sto andando a intaccare anche i rapporti con le persone. Beh, infatti c'era qualcuno che diceva i primi nemici, già il termine è bello, della dieta, nemici della Sono dieta, gli amici. sono o gli amici o i parenti, genitori e persone familiari. Quindi diciamo che diventa tutto al negativo, no? Quindi Esatto. penso in questi termini. Esatto. Quindi noi Poi. stiamo stravolgendo il concetto della dieta stasera. Speriamo bene. No, cioè io penso che le argomentazioni siano molto valide perché di base, a parte i dati statistici, cioè sono ragionamenti che anche il buon senso comune ci pone davanti. Quindi Infatti. noi stessi, se andiamo a guardare in profondità, guarda, io mi sono accorto quando tu prima facevi la riflessione del dire praticamente devo io dirti cosa mangiare come se, e quindi tu quando non hai quella cosa o non vuoi quella cosa non sai cosa fare, mi veniva in mente che molto spesso mi sono trovato a riflettere su delle cose che mangiavo che sapevo o che mi davano fastidio o che mi facevano male oppure viceversa che mi facevano bene, però proprio per un fatto interiore, proprio per una consapevolezza mia su quella determinata cosa. Quindi probabilmente penso che mi posso riallacciare a quello che dicevi e quindi a questa forse assunzione anche di una sorta di responsabilità o consapevolezza nostra nel Sì, fare queste cose. e
Per di più devi anche pensare al discorso. Tu adesso hai detto: io mi rendo conto se sto mangiando qualcosa che mi fa bene o mi fa male e così via, giusto? Se lo sto facendo perché mi piace oppure no. Io non so quante delle persone che ci stanno seguendo hanno fatto più di una dieta, ma anche se non lo vogliono dire, non fa niente. In realtà cosa succede quando facciamo più diete? Ad un certo punto iniziamo a perdere la capacità di riconoscere il senso di fame. Perché? Nel momento in cui io sono a dieta in restrizione, nel momento in cui io sono in restrizione, quando sento fame, quindi quando ho fame, cerco di controllarla, perché non è prevista nella mia dieta una determinata cosa. E quindi io cerco, ho visto il presente, Ok. quell'alimento non è presente nella mia dieta, nel mio foglio, ok? Ho fame e temporeggio fino a ora di cena o allo spuntino o al pranzo, a seconda dell'orario, e magari temporeggio e cosa faccio? Prendo un tè, prendo un caffè, se fumo, fumo. Quindi in qualche modo cerco di sedare quella che è la mia fame. Sedando la fame un po' alla volta, io inizierò a non capire più se la fame che ho è una fame reale o se è una fame finta, noi chiamiamo. Nel senso, se è semplicemente voglia di mangiare qualcosa, ma non legata al bisogno. Quindi un altro effetto negativo legato alla dieta è quella di perdere la consapevolezza di come noi ci comportiamo. Quindi io in quel momento non so più cosa voglio, non so più riconoscere i segnali che il corpo mi dà. E naturalmente, se io inizio a perdere questa sensazione, questa capacità di percepire le sensazioni che provo, in automatico la dieta successiva, che aiuto mi potrà mai dare? Perché se Ancora io... minore rispetto alla prima. Esattamente. Perché se all'inizio io sapevo di aver fame, tamponavo con qualcosa, io poi piano piano avrò sempre fame. O perlomeno penserò di avere sempre fame. E quindi verrò... Esatto, non saprò riconoscere se è fame o è gola. E quindi in automatico cosa succede? Quando noi siamo chiusi all'interno di regole rigide, che magari ci siamo anche imposti noi perché abbiamo deciso di togliere intere categorie di alimenti, oppure regole rigide che ci vengono fornite da un professionista, quando mi trovo di fronte ad una fame che non riesco a capire se è fame reale oppure no, quando poi perdo il controllo di quella regola, inizio a perdere il controllo completamente. E quindi mangio più di quanto avrei mangiato in condizioni normali. E qui c'è il concetto di restrizione, perdita di controllo. La restrizione e la perdita di controllo perpetuata, quindi fatta di mese in mese, di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno, cosa fa? Mi porterà ad avere un aumento del peso. Quindi se io prima pesavo 60, ho fatto la dieta e sono arrivata a 50, poi ho smesso e sono arrivata a 70, la seconda volta arriverò a 60, da 60 arriverò a 80 e quindi non tornerò mai al mio punto di partenza perché non avrò più la capacità di ascoltare il mio corpo. Sono tutti in silenzio, quindi ho paura che o mi sono persa. No, perché, è che naturalmente diciamo stiamo seguendo passo passo quello che stai dicendo e immaginiamo o comunque proviamo a scommettere ciascuno diversamente come potremo uscirne, anche se Esatto, tu hai la soluzione e quindi e quindi il è così. concetto è proprio questo, che in realtà addirittura c'è una correlazione altissima tra le diete e l'aumento dell'obesità, oltre che le diete e in alcuni casi l'aumento dei disturbi del comportamento alimentare. Guarda, qua ci volevano un po' di rulli di tamburo da qualche parte, però vabbè.
Perché quello che hai detto è ovviamente un'affermazione abbastanza importante, Esatto. perché se una biologa nutrizionista praticamente mette una correlazione o in correlazione l'aumento dell'obesità con le diete, però ovviamente nel meccanismo che si viene a creare nelle diete, piuttosto che la dieta, diciamo, puramente, è certamente una cosa molto molto profonda. Io sinceramente la trovo non interessante di più, trovo che sia un ragionamento che intanto condivisibile proprio nella logica, no? Come elemento. Poi, ovviamente, in questo ragionamento, in quello che stavi dicendo, c'è un profondo senso di verità. Brava, non si torna più al peso, per consolarmi dalla colpa, all'età. Esatto. Ok. Ok, quindi questa cosa sicuramente è un'affermazione santa, dottoressa. Vabbè, grazie per la signora Milena che scrive questa cosa, e io ripeto, mi sento di condividere appieno quello che tu stai dicendo, quindi sento già, diciamo, come dire, un partire, tra virgolette, dentro di me come dire, una soluzione che sia più adeguata, come dire, a quello che possono essere il rispetto anche del nostro benessere, della nostra persona. Però naturalmente sarei felice, come dire, di farmi guidare da te in questo percorso, perché se Ok. oramai, diciamo, la parte difficile è quella di lanciare questo enorme masso nello stagno, l'hai fatta, Esatto, quindi esatto. adesso Io tutto quello che ho possiamo detto, costruire. tutto quello che ho detto è comunque supportato da dati scientifici, quindi non è un qualcosa che io ho inventato dall'oggi al domani, semplicemente la condizione in cui mi trovavo mi stava stretta. E Posso dirti quindi una cosa, donna sì. Milanella, prima che prosegui? Io penso che sia sempre una questione di approccio e credo che tu, che come so sei una ricercatrice, una che studia e ancora oggi si mette in discussione, sei comunque partita dall'affermazione e dal desiderio di voler rendere felici le persone che venivano nel tuo studio. E questa è una cosa che ovviamente cambia tutto. Cioè, se la tua premessa è questa, è naturale che questo percorso, che ovviamente ti fa onore, è completamente diverso da quello che potrebbe essere accaduto in qualsiasi altro posto del mondo. E quindi praticamente io a un certo punto ho deciso appunto di non prescrivere più le diete. Sì, infatti stavo dicendo, stavo ho letto anch'io che maledetta la prima Un'esperienza dieta. praticamente Esatto. che è stata sbagliata. Esatto. Purtroppo continueranno a caderci in tanti, ok? Però io non voglio collaborare più di tanto a questo circolo, chiamiamolo circolo, ok? Da cui poi ad un certo punto non se ne esce più. Allora, E vai, dimmi, dimmi. no, no, dai, vai, dimmi perché sennò poi mi Ma no, allora, perdo. continuano a caderci tanti. Allora, con Daniela, con tanti amici professionisti che sono in questa settimana, ma che in realtà, diciamo, circondano questa attività da diversi anni, stiamo facendo un lavoro incessante, continuo, costante, oramai da anni. E ancora oggi ci troviamo magari a volte nella condizione di dover giustificare certe scelte o nel mio caso, di dover dire che questa cosa X va meglio di una cosa Y per fare una cosa. Sinceramente è una cosa che io comprendo, perché generalmente noi siamo o per le soluzioni più semplici oppure per le soluzioni più urlate, no? Questa è la cosa fondamentale. Ma io sono molto, molto ostinato, come diceva qualcuno, e quindi sono convinto che noi possiamo arrivare a diffondere un messaggio positivo, un messaggio forse un po' più lungo, un po' più complicato, ma che possa dare alle persone una consapevolezza nello stare bene. Per quello che mi riguarda, nell'ambiente che le circonda e negli strumenti che utilizzano, e naturalmente nelle scelte alimentari, ovviamente parlando con te e, diciamo, seguendo questo percorso veramente meraviglioso che si sta aprendo, perché per Sì, ora, diciamo, abbiamo solo aperto la porta. se vuoi lo anticipo, poi chi vuole
Chi vuole No, no, informazioni? allora, intanto io devo dire due cose. Allora, noi Dimmi. siamo all'interno del quadro della settimana del benessere in cucina. Daniela sarà un'altra volta con noi lunedì prossimo, quindi aprirà e chiuderà questa meravigliosa settimana. Credo che, diciamo, già è stata un'apertura meravigliosa. Io intanto la ringrazio per questa cosa. Però ci tenevo a dirlo perché praticamente fra 10 minuti Instagram ci Ci abbandona. saluterà. Quindi naturalmente noi proseguiremo questo ragionamento qualora si interrompa in qualsiasi Esatto. momento, lo proseguiremo con una successiva diretta che faremo lunedì prossimo, però questa volta all'interno del gruppo Cucino per Amore. Quindi in quel caso chi non si è ancora iscritto al nostro gruppo Facebook praticamente dovrà farlo per seguire, diciamo, poi il prosieguo, quindi la seconda parte del nostro ragionamento. Quindi per ora intanto puoi continuare, Sì, diciamo, magari completare questa prima di cosa. tutto, Mi era stato molto siccome sono arrivata tardi, non ti avevo ringraziato per l'apertura e chiusura della settimana, mi ero dimenticata. utile. Okay. È un Cioè, piacere veramente. un onore o diciamo, è abbastanza impegnativa come cosa. Allora, cosa propongo? Allora, cosa propongo? In realtà propongo non più la dieta, quindi un foglio scritto, bensì un percorso in cui si vanno ad analizzare punto per punto quali sono gli aspetti del problema che hai. Quindi nel momento in cui pensi di avere un problema, lo andiamo a sviscerare, a cercare di capire quali sono i motivi per cui questo problema persevera negli anni. Quindi è un qualcosa, se io ho un problema di salute, non so, io faccio sempre l'esempio della gamba, se mi fa male la gamba e continuo a camminarci sopra e non vado dal fisioterapista per vedere cosa è successo, fare riabilitazione, fisioterapia, vuol dire che io devo avere un vantaggio dal non andare dal dottore. Quindi parto dal presupposto che se io adesso mi trovo in una condizione di obesità, devo avere un vantaggio da questa condizione. Quindi in realtà il percorso prevede capire perché mi trovo in questa situazione, che vantaggi mi porta. Una volta sviscerato il problema, si passa poi a quella che è la educazione alimentare. Quindi io imparo, quindi tu in realtà impari insieme a me quali sono i tuoi fabbisogni in termini di alimenti, di calorie e di nutrienti. Quindi ciò che serve a te. E poi con il mio aiuto inizi a prepararti autonomamente quello che è il tuo piano alimentare. Perché non è un qualcosa che deve venire imposto. Se io domani non ho la possibilità di fare 5 pasti, ma solo 3, io devo sapere come posso gestire al meglio i miei fabbisogni, senza aspettare che me lo dica qualcuno dall'esterno. Quindi il percorso è abbastanza complicato anche perché, oltre ad essere complicato, richiede impegno e non forza di volontà. Quindi il concetto se vuoi puoi lo lasciamo ad altri. Si tratta semplicemente di impegno e dare priorità a quello che è il mio benessere fisico, ma anche psichico. Quindi un benessere a 360 gradi. Ok, e Bellissimo. riprendo le tue parole. Naturalmente. Questo percorso prevede quindi un impegno costante e non è sufficiente, cioè, c'è bisogno di interazione. Io devo sapere che chi ho di fronte mi sta dicendo tutto ciò che pensa, perché sono i pensieri, le emozioni che provate, i comportamenti che vi hanno portato ad essere nella condizione attuale e su quelli si va a lavorare, non solo su quanti grammi di pasta mangiare al giorno. Perché io, quante volte mi è capitato che in studio vengano persone, dottoressa, io so già cosa dovrei mangiare, però ho bisogno di essere seguito, ho bisogno di qualcuno che mi dica e mi controlli. Ok? È il discorso di prima. Perché ormai di diete ne abbiamo fatte una marea, talmente tante che ce la potremmo scrivere noi la dieta, ma non la facciamo. Semplicemente perché ci manca tutto quello che è attorno. Ci manca il capire il problema che abbiamo, che cosa, quali sono i momenti che ci scatenano alcuni comportamenti. E nel percorso si va a lavorare su questi aspetti. Quindi è un percorso completo. Spero di essere stata
sintetica e chiara, però per Giusto. chi vuole qualche informazione in più mi può scrivere anche su Instagram, perché poi gli mando un link dove c'è spiegato proprio tutto il percorso, in cosa consiste. Perché riassumerlo in 5 minuti è un po'. Innanzitutto, poi magari qualche altra cosa la diremo nella seconda parte, diciamo, e andremo ad approfondire. Quindi quello che io posso dire è che, ovviamente, come sempre accade, la strada della pillola veloce Magica. non funziona, ma io penso che non funzioni per un motivo molto semplice, che noi man mano che progrediamo, che ci evolviamo, possiamo, tra virgolette, anche, come dire, scegliere di essere persone migliori attraverso un percorso. E penso che probabilmente anche la rieducazione alimentare possa aiutare poi nell'insieme a 360 gradi tutto il nostro mondo e a stare meglio. Quindi ad essere più felici, più sereni. Quindi noi praticamente prendiamo a testate il Blue Monday questa sera, proprio cioè molto molto wrestling, molto wrestling. Quindi noi andiamo contro praticamente la tristezza che ci può stare nella vita, però va, come dire, o va comunque compresa nelle sue cause, va gestita e poi ovviamente va trasformata, o meglio superata e portata in felicità, perché anche quello può essere, diciamo, penso un bel percorso. Io, per quanto mi riguarda, lo dicevo prima, sono felicissimo innanzitutto di aver aperto con te, ma poi di aver avviato questo processo nel quale praticamente noi vogliamo dare al mondo, all'alimentazione, in questo caso alla cucina, proprio un ruolo speciale all'interno della vita delle persone. Che praticamente tendi a smussare gli angoli e ad eliminare i conflitti, ma a diventare proprio un luogo di benessere, di pace e di tranquillità. Quindi adesso lo facciamo vedere dal punto di vista alimentare, poi nei prossimi giorni affronteremo la cucina da altri aspetti che sono sicuramente comunque un contributo eccezionale, diciamo, allo stare bene. Io penso che, diciamo, per questa prima parte, grazie Daniela Mengrossi. Grazie. Domani tocca a te. Allora, io direi che per questa prima parte, diciamo, aver già, come dire, rotto l'equilibrio, o comunque rotto praticamente, tra virgolette, un rapporto insano con le diete, mi sembra già un ottimo passo avanti. Aver praticamente parlato di questo nuovo percorso mi sembra veramente eccellente. Nella seconda parte, quindi comunque quando ritorneremo con Daniela praticamente nel gruppo Cucino per Amore, cercheremo di darvi ulteriori indicazioni. Quindi se siete curiosi, iscrivetevi al gruppo. Se avete dei dubbi, naturalmente potete scrivere a Daniela su Instagram o su Facebook, perché ci sono ovviamente tutti i contatti. Io poi ho messo alcune cose, metterò gli altri link nei prossimi giorni. Voglio darvi un'altra indicazione per chi volesse rivederlo, o per qualche amico che non ha un account Instagram, questa diretta verrà salvata e pubblicata su YouTube. Quindi faremo in modo di farla vedere, e quindi questo video sarà disponibile per tante tante persone ancora, perché qualcuno non ha Instagram e quindi mi ha chiesto praticamente questa cosa, e quindi lo faremo nei prossimi giorni. Allora, Perfetto. Daniela, io penso di, diciamo, di poter salutare tutti. Se hai qualche altra cosa da dire. E soprattutto io ho appuntato che praticamente tu lavori per rendere felici le persone. Quindi mi sono fatto questa sintesi della serata, che è una cosa bellissima. E quindi io, guarda, è la prima cosa che mi sono segnata, poi, e l'ho anche sottolineata. Quindi Ok. allora, questa cosa, io ci ritorno indietro, perché i fondamentali muovono le attività. Allora, io ho come fondamento praticamente quello di rendere felici i miei clienti. Molto spesso mi hanno sentito dire che voglio che ritornino con un sorriso, quindi che io praticamente la metto in questi termini. Cosa è partita dal rendere felici le persone e che si guardano allo specchio. Quindi sono due Esatto. cose meravigliose. Io direi che io, dal mio punto di vista, diciamo, penso di lasciarti la parola per le conclusioni. Sì, semplicemente, vabbè, spero di aver detto tutto. Mi sono appuntata delle cose da dire la prossima volta perché non sono riuscita a. Non le ho affrontate in realtà, quindi non sono neanche state nominate, però daranno un senso maggiore a tutto il discorso. Quindi ne parlerò
Lunedì prossimo. prossimo. Ok, lunedì prossimo. Settimana del benessere avrete anche la soluzione. Sì, la soluzione è qualche altro spunto di riflessione, perché a volte facciamo le cose e non ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo, quando basterebbe appunto, basta anche solo sentire un qualcosa di diverso, che però ci lascia quel dubbio, quell'incertezza, quella pulce nell'orecchio che dice, ma forse non è come ci hanno detto fino adesso. Ok, quindi se lascio il dubbio è già qualcosa. Bene, Va bene. bene. È così. Diciamo che in me praticamente hai mosso tanto, quindi A no, posto. non è che sono di parte, è una questione che essendo orientato, diciamo, a queste cose, sai, rifletterci in profondità sicuramente aiuta. Comunque, noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito stasera, che sono stati tantissimi. Diciamo che noi, un po', diciamo, ci fa piacere, io non mi aspettavo tanta partecipazione, ci sono state veramente tante persone. E vi diamo appuntamento per la settimana del benessere già domani, quindi chi è iscritto praticamente alla nostra lista riceverà praticamente come dire, il promemoria e poi naturalmente con Daniela lunedì prossimo in Cucino per Amore. Va Ciao a benissimo, tutti, buona grazie. serata e soprattutto buona cucina, come dico io sempre. Va bene, Ciao grazie a Daniela, tutti. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao.